Libri che raccolgono le biografie dei grandi della storia, specialmente a beneficio di un pubblico molto giovane, ce ne sono tanti, ma questo libro si ispira più esattamente a certi particolari complementi per sussidiario, in cui sono incluse anche delle figurine da ritagliare e da incollare sulle pagine. In origine, ogni profilo di questo libro era corredato da un'immagine, quindi da una figurina identificativa del personaggio. Poi però, per ragioni editoriali, si è deciso di toglierle. Il nucleo originario della raccolta è la parte relativa all'età romana. Potrete notare che in realtà biografie relative a personaggi romani non ce ne sono poi tante. Anche per questo c'è un motivo. All'inizio il libro non doveva occuparsi solo di personaggi, ma anche di momenti simbolo delle varie epoche storiche e di aspetti della vita quotidiana. La parte relativa alla storia romana, in effetti, per i tre quarti era occupata proprio da paragrafi non biografici. Anche in questo caso, però, le scelte editoriali hanno contato nella direzione di dare al libro una fisionomia precisa, univoca. Del progetto originario resta però la suddivisione in quaderni. I quaderni raggruppano i vari personaggi per epoche storiche. Abbiamo quindi il quaderno primo, dedicato all'antichità e alla storia romana. All'origine erano separati, come ho detto. Il quaderno secondo, dedicato alla storia medievale. Il quaderno terzo della storia moderna e infine il quaderno quarto dedicato ai personaggi della storia contemporanea. Qui sotto troverete la lista completa dei personaggi di cui parliamo nell'opera.